Carissimi amici, buon pomeriggio a tutti. Oggi è un video un po' filosofico, perché sono stanco. Stamattina ho corso in salita sul Monte Visbino, che ricordavo si trova sul lago, sopra il lago di Como, e ricordo quando lo percorrevo in bicicletta e erano 17 km di salita, poi considerando i 50 km per arrivare da Milano, 40 mi pare, andata e ritorno, era estenuante. Beh, stamattina mi sono limitato a correre in salita gli ultimi 7 km, che la bicicletta l'ho abbandonata 3 anni fa, e sono ritornato un po' alle origini, no? Di quando percorrevo una di quelle salite. In bicicletta l'ho fatta a piedi perché in bicicletta non riesco più chiaramente e mi è servito, no? Vedere tutti gli animali presenti sul tragitto, ci sono anche i cavalli sul Monte Visbino, fantastico, e poi tutti gli alberi, le piante. Mi hanno ispirato un po' questo video. Perché non volevo fare un video tecnico oggi, perché tanto comunque le abbiamo viste quasi tutte, le abbiamo viste quasi tutte le tecniche di rasatura, c'è ancora qualcosa però, c'è assolutamente ancora qualcosa da vedere e lo vedremo in futuro. Ma oggi vi volevo parlare però del perché impariamo l'arte di ralerci. Perché la vogliamo imparare? A cosa ci serve? E soprattutto quali vantaggi possiamo avere? Avevo già fatto comunque un video a riguardo, magari non approfondito come questo, poteva essere forse un po' più panoramico e periferico, però la vera essenza della rasatura tradizionale è l'insegnamento, cioè non l'insegnamento, più che altro è averla acquisita, che rende noi più felici, più contenti, perché abbiamo imparato un'arte che non è da tutti, cioè si allontana da tutto ciò che è il tutto pronto, no? Il tutto pronto, noi siamo abituati magari ai piatti pronti, andiamo in arrosticceria, ma non si va neanche in arrosticceria, ormai ci sono al supermercato i piatti già pronti, no? E noi li acquistiamo, l'insalata già lavata e imbustata, ma tutte queste cose non ci danno soddisfazione. Alla fine il tutto pronto ci dà ci fa malare, secondo me ci fa malare. E in effetti io iniziai 2 anni e mezzo fa circa con la rasatura tradizionale proprio perché avevo questi sentori, avevo questi malesseri in me che mi davano l'impressione di aver perso la mia natura, no? Così iniziai dal rasoio di sicurezza, fino poi ad arrivare, vabbè, alla rasoia a mano libera, gli chavette, i camisori, eccetera, eccetera. Però ecco, l'arte della rasatura, quindi abbandonando il tutto pronto, che è proprio il multilama, no? Tutto pronto, nel senso che è già una barra di lubrificazione che quindi va a sostituire il prebarba, no? Quella banda colorata che c'è sopra le lame, quella sostanzialmente è la banda che serve come lubrificante prima che la lama scorra, quindi è un prebarba. Alla lunga, utilizzando il multilama, per esempio, dopo 10 anni voi vi scocciate di fare la barba, vi scocciate e in più
oltre a scocciarvi, vi dà noia fare la barba, quindi, e in più andate a ledere quello che è la vostra indole, poi, no? L'uomo mica è nato per avere tutto pronto. Una volta l'uomo primitivo si faceva tutto da sé, mica c'aveva l'accendino per accendere il fuoco, usava la selce, usava quello che aveva. Aveva stress di altro tipo, c'erano gli animali feroci, ma lui li ammazzava, quindi, e se li mangiava. Oggi invece abbiamo il tutto pronto, no? Ma allora iniziamo con l'arte di raderci, eh? E poi correte, correte anche voi, magari non fatelo in salita perché vi massacrate. Se iniziate a correre in piano, provate a fare un chilometro, mezzo chilometro di corsa, poi camminate, poi ancora mezzo chilometro di corsa e vi andare, 200 o 300 metri, magari non arrivare a mezzo chilometro, e vedrete che poi con il tempo acquisirete un'altra arte, che è l'arte di scaricare le energie negative e acquisire invece le endorfine, che sono positive, no? Sono prodotte dal nostro cervello e ci aiutano a rompere lo stress. Vi distrugge la depressione, il correre. Così come qualsiasi arte che acquisirete con le vostre mani. Potete partire con la rasatura tradizionale, ma anche farvi le cose da in proprio, che ne so, il pane, fatevi il pane da soli, fatevi la pizza da soli, anziché andarla a comprare, fatevela voi, provate. È una sorta di orgoglio, auto-orgoglio, così l'arte di radersi entra nella vostra mano, e non è un'arte facile, perché comunque bisogna imparare tantissimi fattori. L'angolo aperto, mica è facile utilizzare l'angolo aperto, poi cambia per ogni rasoio. Il Fatip, per esempio, non ha bisogno di un angolo piuttosto aperto, perché ha una curvatura della testa tale da utilizzare un angolo medio. R41 invece, il Mule R41, necessita di un'angolatura piuttosto aperta, perché ha una curvatura della testa invece più piatta, no? E poi c'è Edwin Jagger, per esempio, e ce ne sono tantissimi altri. Quindi l'arte di radersi non deve essere magari concepita nella propria testa come un semplice cambiamento, ma una costruzione di se stessi. Ed è importante, è importante, perché poi quando lo trasferite ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai vostri amici più giovani o chiunque altro, che cosa trasmettete? Come radersi con il multilama? No, perché è tutto già pronto. Anche un ragazzo di 14 anni può radersi con il multilama. È studiato apposta perché sia tutto pronto. E poi questo ragazzo di 14 anni come cresce? Cresce con l'insalata in busta, cresce con i piatti già pronti. Non dice più: mamma, mi fai le lasagne, mamma, provo io a fare le lasagne, tipo MasterChef. No, perché utilizzando il multilama, nella sua testa poi rimane una scritta del tutto pronto. Secondo lui è tutto pronto, no? Secondo il ragazzo di 14 anni è tutto pronto, così come le app che trova sullo smartphone, tutte già pronte, così la vita è tutta pronta. L'arte di radersi è un'arte che non si acquisisce in una settimana, neanche in un mese, forse neanche in un anno.
Io stesso dopo 2 anni e mezzo a volte mi stupisco ancora di alcuni passaggi e sono contento di stupirmi perché vuol dire che non ho ancora imparato tutto, no? Se vi irritate dovete essere contenti perché vuol dire che state soffrendo e siete sulla via della guarigione, no? Voi irritate, vi tagliate, però con il tempo ogni rasatura successiva sarà meno traumatica, fino ad arrivare, non dico alla perfezione, però acquisirete quell'arte che vi consentirà di avere nella vostra testa una padronanza di voi, che è diversa da utilizzare il multilama. E poi potete passare ad altro, perché gli argomenti della vita sono talmente vasti che una volta acquisita la rasatura tradizionale potete anche fare qualsiasi altra cosa, perché avete imparato ad imparare come utilizzare un'arte, no? Cioè vi siete tolti dall'idea, vi siete allontanati dall'idea del tutto pronto. È questo l'importante del perché imparare la rasatura tradizionale, perché acquisirla, perché farla entrare nel vostro cervello, nella vostra mano, perché possiamo fare molto di più noi stessi allontanandoci del tutto pronto. Poi possiamo scegliere. Posso comprare la cosa già fatta perché non ho voglia oggi, però non deve essere un'abitudine, perché se no diventiamo come gli utenti del multilama, eh? Diventiamo pigri, diventiamo brutti, grassi e non ci va bene più niente. Io vi saluto e spero che questo video aiuti anche voi. Perché a me ha aiutato molto nei mesi, anni passati e mi venivano queste parole da trasmettere. Quindi vi auguro un buon pomeriggio e al prossimo video, amici. Vi abbraccio. Un saluto da Mauro e dal canale della rasatura del neofita. Ciao!